abbiamo 75 dipendenti, età media oltre i 45 anni. Praticamente ci vanno in pensione 25 persone nel giro di 5-6 anni. Tra quota 100 e... È normale, pensionamento normale, sì. Roberto Reffo produce macchinari per l'industria dei mangimi e del pellet. Nella sua azienda di Cittadella, in provincia di Padova, diversi dipendenti hanno deciso di andare in pensione sfruttando quota 100. Che effetti ha avuto quota 100 su questa azienda? Abbiamo in uscita moltissime competenze e le competenze non si riescono a recuperare nel territorio, devono essere create in azienda. Noi abbiamo la bellezza di 3 tornitori senior che ci vanno in pensione 2 nei prossimi 2 anni. Per creare un operaio metalmeccanico autosufficiente abbiamo bisogno di almeno 5-6 anni di affiancamento. Adesso dobbiamo rendere produttiva una persona nel giro dai 6 ai 12 mesi e non è una cosa semplicissima. Secondo la Banca d'Italia, quota 100 ha ridotto l'occupazione dello 0,4%. Chi va in pensione anticipata non sempre viene rimpiazzato. Il problema è spesso legato alle competenze. In sé quota 100 non è un male, però noi nella piccola e media impresa abbiamo profonda e viscerale difficoltà a reperire manodopera specializzata. Ora, chi è che va in pensione a quota 100? Gli specializzati. Non è sempre automatico che va via uno e ne assumo 2 o 3 al posto loro. Diverso sarebbe stato se questo sistema si fosse posto il problema di dire: ok, io inizio a preparare una classe lavoratrice nuova che manderò in sostituzione di quella vecchia, poi piano piano inizio a mettere in quiescenza quella vecchia. Ma prima di consentirgli di andare via, tu, Stato, sistema, organizzazione, mi devi dotare degli strumenti per i quali mi formi altre figure. Nel viaggio tra le piccole e medie industrie del Veneto ci spostiamo a Scorsè, in provincia di Venezia. Simone Cappelletto è il titolare di una ditta di carpenteria. Si diceva per ogni pensionato con quota 100 ci saranno fino a 3 assunzioni. Nella vostra esperienza, è vero? No, assolutamente no, perché comunque il nostro settore paga la mancanza di passaggio di consegne tra le vecchie generazioni e le nuove. Quindi questo vantaggio economico per le aziende non c'è stato? Non c'è stato. Treviso, nell'officina di Nisio Lenzini. Con quota 100 che sono andati in pensione il primo di dicembre, il capo officina e anche il vice, noi abbiamo cercato più volte di sostituirli, e però giovani che entrano non ce ne sono. Quanto guadagnavano i due che sono andati, i due lavoratori il, che sono andati? Il vice guadagnava circa 2.000 euro netti al mese, no? Il capo officina anche 2,5. Quindi le converrebbe assumere qualcuno giovane che pagherebbe anche di meno? Assolutamente sì, dai 1.300 ai 1.400 euro netti al mese. E invece da quella porta non entra nessuno? Non entra nessuno. E che danno vi ha fatto queste due figure che sono andate in pensione? Di punto in bianco calano i fatturati. E per noi erano persone che lavorare altri 5 anni sarebbe stato l'ideale, perché poteva permetterci agli ultimi assunti di inserire delle nuove figure all'interno dell'officina, perché è il grossissimo rischio, non solo nostro, di chiudere le aziende.